25 maggio, ore 18. Forse non sono stato saggio nel permettere alla creatura di visitare così frequentemente il mio laboratorio. La nostra mutua curiosità poteva sembrare una ragione sufficiente, ma ora non ne sono più così certo. Fin dalla sua prima apparizione, la creatura compare ogni volta che attivo il portale del suo mondo. Osserva il mio lavoro o la macchina, ma non tocca mai niente e non interferisce in alcun modo. Devo essermi abituato alla sua presenza, poiché oggi, dopo aver aperto il portale e averla vista entrare, mi sono completamente dedicato al mio lavoro. Alzato lo sguardo dal computer, la creatura era sparita. Dopo aver esaminato gli strumenti, mi sono accorto che mancava il tubo di modulazione di potenza. Sebbene i tubi siano costosi, ne ho parecchi di riserva, la perdita non è così grave. Mi chiedo se la motivazione della creatura possa andare al di là della semplice curiosità. Sebbene la mia azione non abbia danneggiato il corso dei miei esperimenti, le impedirò di accedere al mio laboratorio. . 27 maggio, ore 3. Ho costruito una gabbia attorno al portale, così la creatura non potrà vagare per il laboratorio. Quando ieri sera ho aperto il portale, non era lì ad aspettarmi. Senza dubbio ha pensato che mi ero accorto del furto e ha esitato nel farsi vedere. Ho fatto finta di essere assorto nel mio lavoro. Dopo pochi minuti, ho notato di sfuggita un'ombra che varcava il portale ed entrava nella gabbia. Mi sono girato verso di lei. La creatura non sembrava disturbata dalla presenza della gabbia. Si è piegata sulle anche e mi osservava senza espressione. Sebbene non mi sentissi a mio agio, mi sono rivolto nuovamente al lavoro. Lentamente sono trascorsi 10 minuti ed era arrivato il momento di chiudere il cancello. Quando mi sono avvicinato all'interruttore, la creatura è balzata oltre il portale. Ovviamente capisce le mie intenzioni e sapeva che la via del ritorno era in pericolo. Non siamo mai stati in grado di comunicare, ma inizio a pensare che la sua intelligenza nasconda aspetti ben più profondi e subdoli. 14 giugno, ore 14. Era più di una settimana che non vedevo la creatura. È ritornata meno di frequente da quando ho costruito la gabbia. Continuo il mio lavoro per stabilizzare il campo energetico senza grande successo. Ora che non sono più osservato dalla creatura, dispongo di nuova energia che mi permette di lavorare per tutta la notte. La mancanza di sonno mi rende irritabile, una condizione che deve essere contagiosa dato che anche Mandy è di cattivo umore. Sono certo che il nostro nuovo vicino ci ritenga dei tipi strani, sebbene i nostri saltuari incontri siano stati sempre piacevoli. Dalla morte di Diana non ho più avuto interessi in argomenti quali l'amicizia. Probabilmente non è molto salutare, ma ora non ho tempo per questi pensieri. Mi sto dilungando, forse è la stanchezza. Spero di ottenere presto dei risultati dal mio faticoso lavoro.
7 luglio, ore 23. Finalmente uno spiraglio. Ho aggiunto un nuovo parametro che mi ha permesso di eliminare il fattore di instabilità. L'equazione ora permette l'apertura di un portale stabile per un periodo indefinito di tempo. Non mi sento molto bene e temo che la mancanza di sonno offuschi il mio giudizio. Rimanderò le modifiche finali a domani mattina. 7 luglio, ore 14. I miei timori sono una realtà. L'essere oscuro ha in qualche modo copiato la mia macchina e ha creato il suo portale tra i nostri mondi. Mi sono svegliato per l'inconfondibile rumore elettrico di chiusura del portale. La creatura era stata nel laboratorio. Ha rubato altri strumenti e purtroppo anche il progetto di tutta la macchina. Sono stato un pazzo. Mi sto preparando a inseguirla. Avrò solo un'ora prima che il cancello si chiuda e non so dove la creatura sia andata. Sono stato cieco. Sono rimasto a guardare mentre lei pensava a rubare la mia invenzione. Devo fermarla. Devo distruggere il suo cancello nel nostro mondo. Santo cielo, spero di essere ancora in tempo.
Thank you.